nonostante l'orario particolare, che c'è ancora delle persone che lavorano, mi fa piacere di poter dare questo riconoscimento a due bercetesi, due medici bercetesi, anche perché mi è stato sollecitato un mese fa dalle persone, quindi è una cosa particolarmente bella e valida, che sono stati proprio cittadini di Berceto, nel caso specifico erano cittadini di Casa Selvatica, che era la Pierina Pellegrina, e per i medici bisognerebbe molto volentieri, quindi un suggerimento che apprendiamo volentieri. Abbiamo già avuto modo di constatare che proprio a Casa Selvatica e anche a Ghiare c'è stato già altre feste volute e organizzate dalle persone, e quindi credo che sia una cosa anche molto bella. Per una volta si potrebbe smentire il detto profetico evangelico, quello che nessuno è profeta in patria. Sono due medici di Berceto, nati e vissuti a Berceto, che invece hanno svolto la loro professione e che la gente vuole essergli riconoscente per la loro dedizione, quindi lo facciamo anche attraverso il comune. Credo che sia la prima volta che ci siano due medici di origine di Berceto. Forse anche se fosse stato solo un medico di origine di Berceto che abbia svolto la sua attività a Berceto. I medici laureati bercetesi ce ne sono diversi, sono stati anche particolarmente conosciuti. Pellegrini, Pierino, ti ho citato, non c'eri, ti arrabbierai. Ce ne sono stati diversi. Io ricordo di aver conosciuto un medico di Berceto che si era laureato negli anni 20, che allora si vede che i profeti non erano ben visti in patria. Il posto da medico allora lo assegnava il comune, comunque il comune aveva una sua importanza, credo che avesse un parere vincolante, e hanno scelto un medico che non era di Berceto. Lui dalla rabbia e dal nervoso, non credo che fossero molti laureati, si chiamava Andrei, è andato negli Stati Uniti e è morto recentemente, se non altro una moglie che era di origine francese, che ha lasciato però un'offerta consistente al comune di Berceto, se vi ricordate, nel 2009-2010, e fece un'analoga offerta all'asilo delle suore al quale erano particolarmente legati. La cerimonia, come abbiamo messo sul manifestino, è molto semplice, anche perché non vanno mica a abitare via dell'Arceto, per cui le persone hanno occasione, come hanno fatto in questi due mesi, di incontrarli e li incontreranno anche successivamente, quindi hanno modo anche personalmente di rivolgergli il proprio ringraziamento. Sono due semplici pergamene, ovviamente sono uguali, ne leggo una e poi dopo gliela consegniamo con le foto di rito. Quelli che hanno piacere di fermarsi, parliamo anche un momento, visto che loro andati in pensione, che ovviamente è un diritto, costituisce come sempre un problema che speriamo di affrontare meglio di quello che stiamo facendo e comunque di dare tutte le spiegazioni necessarie, per cui ringrazio il direttore del distretto, il dottor Pironi, che avete già conosciuto, che abbiamo fatto una riunione qua e anche una riunione a Ghiare in tempi non sospetti, era ottobre e qua credo che fosse novembre, proprio per anticipare quelle che ringrazierò delle loro attenzioni, e il dottor Germini, che Pierondi l'avete visto qualche volta, il dottor Germini in questi anni l'avete visto sicuramente anche di più. Come dicevo, è una cosa molto semplice che però penso di valore, nel senso che è nato, come ribadivo prima, proprio dalle persone, e quindi la consegnerà poi, la comunità tutta di Berceto esprime gratitudine e riconoscenza per la dedizione amorevole nella cura e nel conforto con cui è stata svolta la professione del medico, un medico nato e vissuto a Berceto. Dottor Bruno Molinari, con le stesse identiche parole. Non è obbligatorio, no? Sì. Sì. Certo.
innanzitutto è una cosa che fa piacere sapere che la popolazione, gli assistiti hanno riconosciuto e hanno voluto manifestare questa cosa conoscendo le amorevoli cure e dedizione. Però mi piacerebbe sottolineare anche un altro aspetto della nostra attività qua a Berceto, che magari è meno conosciuta. E meno conosciuta perché non abbiamo mai voluto parlare pubblicamente, per vari motivi. Però sarebbe bene ricordare che anche dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista organizzativo proprio della struttura delle associazioni, a Berceto si era creato un qualche cosa di particolare, direi forse unico per la montagna. Quando io ho incominciato nell'aprile del 78, c'erano ancora le mucche. Probabilmente molti di voi non sanno neanche cos'erano le mucche, perché il Sistema Sanitario Nazionale, la legge 883 che istituisce il Sistema Sanitario Nazionale, è nata nel dicembre del 78. E in quell'anno lì mi ricordo che i pazienti erano assistiti in maniera diversificata, in base al fatto se avevano avuto o non avevano avuto. I coltivatori diretti avevano una loro mutua, prendevamo 3.500 lire all'anno, gli operatori dell'industria avevano l'INAM, si prendeva 7.000 lire all'anno, poi c'erano gli statali, gli enti locali, tutti diversificati, e poi c'erano quelli che non avevano nessuna mutua, perché non lavoravano, e questi erano in situazioni particolari. Col Sistema Sanitario Nazionale si è creato un sistema di garanzia dell'assistenza, un sistema universalistico che abbiamo praticamente preso dal sistema inglese e che ha dato degli ottimi risultati. E questo discorso lo faccio perché sostanzialmente credo che al giorno d'oggi il nostro sistema sanitario, diventato col tempo regionale, diciamo il sistema sanitario nazionale, è in pericolo. E quindi è un invito a cercare di difenderlo in tutti i modi, perché è un patrimonio che non possiamo perdere. È in pericolo un po' perché è stato modificato nel tempo, con varie leggi successive che hanno poi trasformato praticamente il sistema sanitario nazionale in aziende, e quindi il rapporto diventa un rapporto anche quasi privato, e poi dopo la regionalizzazione. Noi siamo stati fortunati che probabilmente ce ne siamo accorti poco, perché la regione Emilia-Romagna è stata una regione che si è distinta per l'efficacia e l'efficienza del sistema, a cui appunto abbiamo contribuito anche noi. Abbiamo contribuito anche noi, essendo i primissimi medici che si sono messi in associazione. A Berceto è nata la prima cooperativa dei medici di medicina generale di Parma, è nata in montagna, raggruppava 25-26 medici. Per dire che se adesso c'è la Casa della Salute è anche perché i medici hanno trovato la maniera di collaborare tra di loro, mettersi in associazione, mettersi in medicina in rete, mettersi in medicina di gruppo e fare un lavoro di equipe. Tutto questo è stato secondo me un lavoro silenzioso che appunto probabilmente anche per colpa nostra non è molto conosciuto, ma in questa occasione mi piace ricordarlo, lo sviluppo poi che c'è stato col poliambulatorio, se ne era parlato con il sindaco precedente, con Lodovico Vigliardi, che è stato ben disponibile
è pronto a cogliere l'occasione e poi trasformazione via via a casa della salute. Il merito nostro era stato quello anche di aiutare l'azienda a fare una medicina oculata, una medicina non diciamo di risparmi ma di razionalizzazione, che ha permesso poi appunto di mettere vari servizi tipo la casa della salute, razionalizzazione sulla spesa, sui farmaci e in particolare ancora una volta proprio Mercedes era nato poi una sperimentazione che aveva dimostrato con 30 medici della provincia di Parma che è possibile fare medicina di ottima qualità a bassa spesa. E questo può sembrare una cosa assurda, soprattutto se rivolta dai politici, ma la realtà è quella, perché se io utilizzo dei farmaci che invece di costare 40 euro ne costano 4 perché hanno un reddito scaduto, mi permette di curare 100 persone invece di curarne 10. Basta, una parentesi che volevo mettere nel contributo e nella riconoscenza che ci hai dato. Grazie. Volevo dire due parole anch'io, se non piace molto parlare in pubblico. Ecco, volevo dire che ringrazio tutti voi per essere qui. Da quasi 40 anni sono medico qui a Berzetto e si è creato un legame molto profondo con la gente. E questo legame profondo l'ho capito soprattutto in questi 2 mesi in cui non ho vissuto a Berzetto. Le poche volte che sono potuto tornare, tornavo con una felicità che non è come se fossi andato chissà dove, voglio dire. Insomma, per me Berzetto e la gente di Berzetto è diventata una cosa molto importante. Sono 2 mesi che sono in pensione, ma non c'è stato un giorno in cui veramente non ho pensato a Berzetto e ai miei pazienti, perché mi sono mancati. E ogni tanto mi trovo a pensare di essere più in ferie che in pensione e penso di poter ritornare, di aprire l'ambulatorio, di aprire il centro del computer, aprire la porta e dire avanti il primo, ma questo non è possibile, nella mia testa è ancora così. E, però volevo dire che medico lo rimaniamo, sia io che Bruno, per cui siamo in ogni modo disposti a, per qualsiasi lui abbia bisogno di noi, noi ci saremo sempre. Grazie a voi. Giovanni o Gianluca come ma direi che la cosa più significativa, dicevo, era l'emozione e la commozione con cui avete parlato. Già questo dice un sentimento, direi, profondo che esprimete col vostro dire, con le vostre parole. La stessa storia che hai raccontato ci dice di una storia di anni, ma di anni vissuti intensamente, di anni vissuti con l'attenzione che si vuole avere verso le persone, perché l'attività del medico poi è riferita a tutta questa attenzione particolare verso la singola persona. Credo che questa sia emersa, no, in tutti questi anni di vostra attività. Il ringraziamento che vi è stato dato è proprio riferito a questa vostra disponibilità che avete dato in questi anni, che avete dimostrato in questi anni. Quindi davvero credo che sia un segno importante questo di una comunità che ringrazia per la presenza di tanti anni dei loro medici, che sono spariti tutti e due insieme. È una cosa anche strana, no? Perché è una cosa nuova che due abbandonino contemporaneamente, no? Tutta una zona, che poi sono tre perché c'è anche la parte di Solignano, ma che faceva parte sempre della medicina di gruppo, quindi era sempre quello faceva parte del discorso che dicevo prima. Si era creato un'organizzazione tale per cui era difficile, se non impossibile, andare via separatamente, perché l'associazione è prevista di 3 medici, meno di 3 medici non è prevista. Come associazione, ben sai, avevamo stabilito degli accordi con l'OSCA, che non bisogna combattere lo spreco, le cose che non funzionano bene, soprattutto in tante regioni, e che le cose non possono evitare. Quello che è nato, ha iniziato a nascere, come diceva Molinari,
dal dicembre del 78, perché è un sistema che si tratta bene, però credo che sia meglio così che viceversa, quindi che tratti bene solo niente, tratta bene o tenta di trattare bene le nostre zone. Al di là di un funzionamento generale buono, basta pensare alla Valle del Sole, basta pensare al